come uno dei suoi pugili, il tosco senegalese, lasciatemelo chiamare, cittadino italiano dal 2004, il campione in carica dell'Unione Europea per ciò che riguarda i supermedi, The Power, il suo nomignolo di battaglia, la mia... Buonasera Mohamed Ali Ndiaye, ciao Ali. Buonasera, ciao a tutti. Ali senza l'accento sulla I, non è Ali come... No, insomma... Ali normale. Esatto, sì. Si dice in realtà Ali. E allora, abbiamo collegato in diretta telefonica con noi per darci insomma una notizia di stretta attualità, CT Francesco Damiani, il capo dello staff tecnico dei Milano Thunder, anche insomma il grande capo dello staff tecnico della Nazionale. Innanzitutto, buonasera Francesco. Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti, ciao Alessandro, ciao Franco, ciao Andiaia, tutti quanti. Allora, la fine della trasmissione. Sì. Allora anticipo insomma la notizia, adesso Francesco Damiani insomma ci spiegherà meglio. Clemente Russo è ufficiale, non disputerà in data 9 giugno all'XL Center di Londra la finale individuale delle World Series of Boxing per ciò che riguarda i 91 kg. Questa è la notizia. Francesco, insomma, lascerei a te il compito di spiegarci i motivi di questa, insomma, comunque dolorosa rinuncia. Beh, guarda, spiego in poche parole, insomma, c'è stato un po' di... siamo andati a fare questo torneo a San Pietroburgo, quindi abbiamo un po' richiamato e abbiamo dovuto anche dire a Clemente di provare di fare questo torneo e di cimentarsi non sugli incontri come nelle World Series 5 riprese ma a 3, e quindi lui ha affrontato questo torneo con grande dignità, è arrivato in finale, ha sostenuto 2 incontri, uno purtroppo non si è presentato, ma nei 2 incontri che ha disputato chiaramente i tempi e i modi di esecuzione del pugilato sono diversi da quelli delle World Series. Comunque lui si è impegnato molto nel fare questi 2 incontri, purtroppo alla fine abbiamo dovuto pagare un pedaggio, quello che si è riscontrato che ha subito una forte botta al gomito destro già precedentemente infortunato nelle World Series, e poi lui che soffriva di questa fascite plantare sulla gamba sinistra si è in modo molto, molto più energico che negli incontri delle World Series, perché ha dovuto mettere sotto pressione le gambe, perché sapete, il dilettante è un po' differente dal professionismo, quindi le azioni si moltiplicano, i movimenti, tutte queste cose qui. Il dottore, dopo una visita accurata a Francesco Rondoni, del nostro dottore della squadra azzurra, ha diagnosticato questo periodo di riabilitazione, diciamo, di riposo nel senso, diciamo, tra virgolette, perché poi comunque deve riabilitarsi, e i tempi non permettevano di portarlo in condizione ottimale il 9 di giugno a Londra. Questa è stata un po', diciamo, la cronostoria, ecco. Sì, direi che è andata proprio così. In pratica, insomma, alla fine, aggiungo anche saggiamente, costretto, diciamo, a dover scegliere Clemente, visto che non è in condizioni ottimali, rinuncia a questa finale perché non vuole in nessun modo compromettere la sua... Marcia d'avvicinamento a Londra, certo, 2012. Certo. Sì, hai detto benissimo. Giustamente, tra le due opzioni, forse è meglio una finale olimpica che una finale delle World Series. Sì. Detto tra noi, cioè egoisticamente, io parlando dal punto di vista della squadra, però certamente anche la finale delle World Series non è che fosse una cosa da poco, però comunque qualsiasi siano le finali che uno va a incontrare deve essere al meglio della sua condizione. Sì, senti Francesco, per chiudere, ecco, a questo punto insomma, abbiamo ufficializzato il forfait di Clemente alla finale delle WSB. Credo che tu abbia comunque in questi giorni insomma un buon morale, soprattutto pensando a quello che ha fatto Roberto Cammarelle a San Pietroburgo, una gran bella vittoria. È un Cammarelle in crescita, possiamo dirlo, in vista di Londra. Guarda, io parlo sinceramente, sono abbastanza critico con i miei ragazzi quando c'è da criticare, però devo dire che in questo torneo ho rivisto in certi momenti il Cammarelle di Pechino, in certi momenti. Certo, non è facile poterlo avere per 3 riprese, per tutti gli incontri a questo livello qui. Speriamo che tutto vada per il meglio, i ragazzi si sono ben comportati tutti quanti, devo dire anche Clemente che dopo 2 lunghi anni di assenza dai tornei internazionali
si è comportato bene, ha mostrato che insomma cambiare ci vuole poco, certamente ci vuole sempre la fortuna che tutto proceda bene, che non ci si infortuni come è successo in questo caso e che tutto vada per il meglio, ecco. Benissimo Francesco, ti ringraziamo per la disponibilità. Ciao a tutti, ciao Franco, ciao. Ma no, una domanda da parte di Franco Ligas. Hai parlato di rinuncia dolorosa, io la chiamerei anche Dana Rosa. Sì. Rinuncia a Dana Rosa perché il ragazzo facendo la finale, vincendo le World Series, quindi che fai? La federazione contribuisce? Ci sarà un indennizzo? Non lo so Franco, comunque il ragazzo l'anno scorso ha vinto la finale individuale, quest'anno ha vinto la finale a squadre, quindi io penso che sia contento lo stesso. Certo, dal punto di vista di monetizzare l'evento probabilmente lascerà qualche cosa, però il ragazzo è stato molto saggio secondo il mio punto di vista. Ah no, ma sono d'accordo, siamo tutti d'accordo sulla luce, poi alla luce di quello che tu hai detto degli infortuni, che vale la pena rischiare, l'hanno condizionato, quindi va benissimo. Franco, grazie ragazzi. Francesco, scusami, grazie ancora, grazie. Allora, per la disponibilità, insomma, ci sentiremo ancora naturalmente prima di Londra 2012, anche prima della finale del 9 giugno c'è comunque Dere Vianchenko. Ciao. E allora, questa insomma la notizia con la quale abbiamo aperto niente finale WSB per Clemente Russo. Insomma, Londra 2012, questo appuntamento olimpico, ha sicuramente un po' condizionato il perfetto svolgimento della seconda annata di WSB. Allora, avverto insomma la mia regia di cominciare insomma a cercare di collegarci per telefono con Luciano Abis, che sarà insomma una delle vedette della riunione di sabato 26 maggio a Quarto Sant'Elena. Intanto ecco, possiamo vedere in grafica quella che sarà la fight card. Alessandro Kerchi, a questo punto insomma ti coinvolgo perché ci sei ovviamente direttamente di mezzo, siete voi della OPI 2000 insomma a dirigere il tutto a Quarto Sant'Elena. Possiamo vedere la fight card insomma che cominciamo a vederla, eccola qua. Avremo Sarrizio insomma che si prepara contro il l'ungherese Canalas sui 6 round e poi io dico addirittura due main event. Prima proprio il nostro Alin Diaye che difende il titolo Unione Europea Supermedi contro lo spagnolo Guerrero e poi una rivincita tra Abis e Jakiewicz. Il polacco nel 2009 batté Abis che cercava di sfilargli il titolo di campione d'Europa, stavolta il campione dell'Unione Europea è proprio Luciano Abis, per cui stavolta Jakiewicz sarà lo sfidante. Insomma, la sintesi è questa, ecco cosa dobbiamo aspettarci, Alessandro. Sicuramente saranno molto importanti perché varranno come semifinale al campionato d'Europa. Siccome Alin Diaye è numero 3 delle classifiche, questo match porterà lo sfidante, sfidante ufficiale al campione, che è James De Gaila, sì, che ha battuto Sanavia. Che ha battuto Sanavia il mese scorso. Invece per Luciano Abis si tratta anche per lui un'altra semifinale, con Jakiewicz già battuto per il campionato d'Europa, e anche questa quindi non sono due titoli dell'Unione Europea, no, sono più pesanti del solito, sono due campionati dell'Unione Europea importanti perché saranno due sfidanti ufficiali che i vincenti di questi due combattimenti. Eh sì, come hai ben detto, insomma, sono due semifinali, due title eliminator però per il titolo europeo, diciamo così. E ce lo abbiamo Luciano Abis. Buonasera Luciano. Buonasera a tutti, ciao. Ciao. Allora, insomma, come ha giustamente appena sottolineato Alessandro Kerchi, è un match più importante di quel che dica il titolo dell'Unione Europea, quello che ti aspetta, perché questa è una semifinale europea. Insomma, te vorresti chiudere questo cerchio dell'Unione Europea e aprirne un altro che ti porterebbe a Leonard Bundu. Sì, io penso per ora questo match qua contro Jakiewicz, perché comunque sono ben preparato e sono concentrato per questo match. Poi per il resto penseremo dopo il match. Certo, vincendo questo match qua diventerei sfidante ufficiale, però sono molto concentrato, attento alla preparazione, che per ora sono questo volevo chiederti Luciano, ecco, come ormai siamo a due settimane dal match, ci eravamo sentiti cos'era due o tre settimane fa, cosa stai facendo ecco a livello di preparazione in questa ultimissima fase di avvicinamento al match? Credo insomma un lavoro un po' più leggero, no? Beh, stasera ho fatto ancora rifinitura di guanti con il mio sparring partner Lorenzo Cosseddu,
che mi sta dando una grande mano, quindi niente, sto facendo ancora le rifiniture di guanti, le figure, comunque ora siamo alle rifiniture, stiamo calando il lavoro, il carico, perché comunque ho lavorato tanto, ripeto, questo è il quarto mese di preparazione, quindi insomma, ho lavorato veramente tanto per questo match qua. Senti, è un match credo psicologicamente diverso da quello del 2009, sono passati molti anni, stavolta sei tu il campione, per cui qualcosa cambia. Peraltro Jakovic, dopo il match del 2009, dopo il vostro confronto diretto, ha 6 vittorie e 2 sconfitte all'attivo, le 2 sconfitte in 2 falliti assalti, uno a un titolo mondiale, l'altro al titolo intercontinentale WBA, però insomma nel 2011. Che Jakovic ti aspetti stavolta? Molto diverso, rispetto meno sicuro rispetto a 3 anni fa magari? Io l'ho studiato tanto Jakovic, anche se ci ho combattuto nel 2009, e nel 2009 comunque era un altro abyss, perché comunque insomma io sono salito in Polonia, sono andato in Polonia con un problema serio al braccio destro, avevo una epicondilite al gomito destro che mi impediva di allungare il braccio destro, quindi si può dire che ho fatto 12 round dando di rimessa, che non è il mio pugilato, perché comunque non potevo allungare il destro, quindi andando avanti dovevo allungare il destro, quindi ho dovuto lavorare di rimessa, ho dovuto stravolgere comunque il mio tipo di pugilato. E ho fatto comunque 12 round, al secondo round l'ho preso, l'ho fatto accusare, l'ho salvato il gong, poi comunque sì, il match è andato, ho finito i punti, lui ha meritato di poco, perché il match comunque è finito equilibrato. Niente, ora sarà un altro Luciano Abito, perché comunque sto bene, mi auguro di star bene fino al giorno del match, comunque ho fatto una gran preparazione, quindi non voglio dire niente, non voglio fare previsioni, però sto veramente bene, quindi niente, sarà sicuramente un altro Luciano Abyss. Per quanto riguarda Jakovic, so che comunque è un pugile, un buon pugile, è stato campione d'Europa, è un pugile molto attento, però la cosa buona di Jakovic è comunque un pugile molto pulito, quindi mi farà fare un match pulito, farà il pugilato, quindi a me piacciono i pugili corretti e puliti, quindi si vedrà un bel match di vera box. Allora, prima di affidarti insomma, per qualche minuto al tuo corregionale Franco Ligas, Alindiai, vuoi fare una domanda, vuoi dire qualcosa a Luciano Bazooka Abyss, questo insomma è il suo nome di battaglia? Sì, io, ciao Abyss. Vorrei dire soltanto a Abyss che è un bravo pugile, gli chiedo soltanto di concentrarsi al suo avversario, solo questo. Io sono concentrato, sì. E attento e tranquillo solo questo, il resto lo sa fare. Ok, grazie, altrettanto sì. A te, ok. Sì. Beh, mi sembra che fosse anche una richiesta che facesse anche un richiamo a un incontro che hanno fatto in una riunione, che li ha visti tutti e due protagonisti il luglio scorso ad Arborea. Sì. E quindi ricorda la distrazione, il KO contro Morosex, ecco, sì vabbè, quello era diciamo che ormai acqua passata, io non stavo bene mentalmente, ero comunque scarico mentalmente, ero molto stressato per quanto riguarda il mio lavoro, ero stressato lavorativamente parlando, quindi ho portato tutto lo stress sul ring e non ero concentrato, capito? Quindi dopo la trasferta in Francia, dove sono andato contro tutto e tutti ad andare in casa del mio avversario, campione di Francia in carica, dopo aver messo giù il francese in casa sua, imbattuto, dopo nella tana del lupo. È un altro Luciano Abyss, sto bene, concentrato, carico e poi niente. Si vedrà prossimo sabato, quella è acqua passata. Ormai. Ecco Luciano, no, è chiaro. Io volevo dirti, ci sono delle analogie comunque tra l'ultima parte della tua carriera e quella anche del tuo avversario. Perché c'è questa sconfitta, l'abbiamo già spiegato, quella di Arborea. E così come c'è anche quella ottenuta dal suo avversario contro Kell Brook. Esatto. Ma c'è una differenza sostanziale. Anche lì c'è un KO tecnico alla sesta ripresa, ma lì c'era in palio il titolo intercontinentale WBA. Quindi era un incontro titolato in cui lui ha giocato, ha combattuto in questo caso al massimo e ha perso per KO tecnico.
poi ha disputato due incontri di 6 round per riprendere la forma e tutte queste cose, mentre invece tu dopo quell'infortunio sei andato in Francia a dimostrare di aver recuperato immediatamente e di essere da questo punto di vista pronto anche psicologicamente a questo incontro, o no? In che senso? Non ho capito la domanda. No, la domanda è questa, c'è un'analogia, perché alla fine della vostra carriera sono due sconfitte prima del limite, fra tutte e due. Sì, esatto. Però quella, mentre la tua è stato un infortunio, quella del tuo avversario è una sconfitta per KO tecnico alla 6ª ripresa, un incontro titolato, quindi ha subito... contro un avversario, tanto che ha disputato altri due incontri al limite di 6 riprese, ha vinto ai punti prima di affrontare adesso te, mentre invece tu dopo Arborea sei andato in Francia vincendo per KO, esatto, al secondo round. Sì. Ecco, quindi voglio dire, c'è una differenza fra te e lui nel momento allora, in cui psicologicamente... La situazione è questa, sì, ti rispondo subito, la situazione è questa, io conosco la box da quando ho 6 anni, perché da 6 anni che io ho iniziato a fare la box, quindi ti posso dire questo, conoscendo la box ti posso dire che ogni match ha la sua storia, ogni match quando tu arrivi sul ring puoi aver fatto una gran preparazione, poi quel giorno lì non sei in forma, no? Cioè ogni match ha la sua storia, quindi posso dirti che comunque sia a livello psicologico tu mi dici ok, sì, lui ha perso quel match, titolato, non titolato. Io penso che comunque sia quello che conta è la carica, la preparazione, il livello psicologico che tu affronti in una preparazione. Poi tutto il resto io penso che non conti. Poi c'è il pubblico. Quando uno è carico, perché... sta bene, sì, capito? Alla fine poi non è che il resto non conta tanto, cioè la carica psicologica che può avere nei match precedenti, che magari ha perso, magari ha fatto questa preparazione alla grande, capito? Non vuol dire. Alla fine io penso che la cosa importante è che io sia ben preparato, poi del mio avversario non mi interessa tanto. Però combattere a Quarto Sant'Elena, tu sei nato a Cagliari, però abiti e vivi così come tutti i tuoi parenti, no? Sì. Come Fabrizio, come tua madre, no? E di Quarto, sì, anche sì, lei, sì. Ecco, quindi nel tuo ambiente avrai anche si può dire il 12° sì, uomo in campo, sì. In questo caso il terzo, in questo caso il terzo. Ma io salirò sul ring nella mia città, ma io sono uno che prende le valigie tranquillamente e va fuori all'estero a combattere, lo hai perché fatto, mi piace. Lo hai fatto, non ho problemi a prendere valigie e partire, io sto bene, io penso una cosa, guarda, te lo dico francamente, penso che il ring sia quadrato a Quarto Sant'Elena e sia quadrato in Francia, sia quadrato in Germania, in Ucraina, ovunque tu vai, io penso che il ring sia quadrato, quando tu sei professionista devi riuscire a entrare su questa ottica, perché altrimenti non ne cavi i piedi. Certo, io penso certo. Questo. Può essere più largo o più stretto. Sì, però il ring è sempre quello lì. Esatto. Quando uno sta bene, ben preparato, poi il ring è sempre quadrato, quindi alla fine non è un problema. Certo. Io quando sono lì sul ring e suona il gong non vedo più niente. Poi certo, senza dubbio mi fa gran piacere combattere a Quarto, perché io ci sono tutti i miei compaesani che verranno a farmi il tifo e sarò ben contento di combattere davanti ai miei compaesani. Benissimo, quanti. Luciano. Certo. Luciano, ti possiamo congedare, non ti verremo insomma a disturbare giovedì prossimo, a 2 giorni dal match. Speriamo di parlarne ampiamente del tuo match nella puntata, non di giovedì prossimo, di quello successivo, quando il tuo match si sarà già disputato. Altro ovviamente, Luciano, non aggiungo, ti saluto e basta. Va bene, vi ringrazio a tutti e saluto tutti, ok? Ciao, grazie. Ciao. E allora, l'ho visto bello. L'ho sentito, Ale, molto molto carico, questo è un buon segno. È un buon segno, lui si è recuperato, è stato un incidente di percorso, quello certo. Di Arborea, perché c'è anche la riprova che è andato in Francia a disputare il campionato dell'Unione Europea con un campione di Francia imbattuto e ha vinto la seconda ripresa. Quindi lui si capisce lì che non ha preso un KO brutto, ma è stato un colpo a freddo dove lui, come ha detto lui,
Ha peccato prendere la leggerezza, salire sul quadrato con problemi psicologici che non andavano. Era sì, un po' nervoso. Perché il pugilato, oltre alla forza, è principale avere la testa. Credo, se esatto, non si ha la testa, più il cervello, non si riesce ad arrivare da nessuna parte. Sei pugile, insomma, poi anche te. Esatto, i pugni credo che arrivano dopo, se il cervello non funziona. Però l'importante è che lui abbia recuperato e che abbia difeso il titolo in Francia ed è arrivata questa buona e giusta opportunità che lui merita. Benissimo. E speriamo che... Io avevo paura per Fabrizio Cappai con gli occhiali. Allora, cominciamo a parlare del nostro ospite, insomma, sì, qui abbiamo parlato con Citti Damiani, ricordo Clemente Russo non disputerà la finale individuale delle WSB in data 9 giugno, abbiamo parlato con Luciano Abis, cominciamo allora con Ali Ndiaye. Credo che sia assolutamente doveroso cominciare con una serie di fotografie, insomma ci ha aiutato proprio Ali a mettere, insomma, a impostare per farvele vedere. Insomma, noi abbiamo parlato ormai tante puntate fa dei 70 anni di Muhammad Ali. È stato Muhammad Ali uno dei miei miti in assoluto. Ho una feroce invidia nei confronti di Ali Ndiaye. Posso dirlo io, Ali Ndiaye, insomma, queste sono foto... Questo sei tu in braccio a Muhammad Ali. È stato il tuo padrino di battesimo. Sì, sì, è stato mio padrino di battesimo. Raccontaci. Questa foto qui è nel 79, quando avevo 5 mesi appena. Diciamo nell'80, perché sono a fine, sono a di ottobre, siamo entrati nell'80, 5 mesi dopo è venuto Muhammad Ali lì a fare un viaggio in Senegal con l'UNICEF per incontrare le autorità del paese, e quindi me l'hanno fatto vedere lì all'ambasciata dell'America in Senegal. Eh sì, diciamo anche grazie, come si dice, ai buoni uffici di tuo padre, che era, insomma, sì, a quei tempi un pugile anche piuttosto, sì, apprezzato in Senegal. Sì, mio padre era un pugile dilettante che ha vinto 5 volte campione del Senegal, era fan anche di Muhammad Ali, quindi ha preso il mio nome prima che io nascesse e mi ha chiamato Muhammad Ali per farmi diventare un pugile. Perché sì, grazie a lui che sono diventato proprio... Infatti ti hai detto in una qualche intervista, perché dicetti, qualcuno ti ha chiesto perché sei diventato pugile, lui ha detto, te hai risposto forse perché lo faceva mio padre, in modo molto semplice. Sì, sì, perché sono nato in palestra, non è che sono andato... A 5 anni sei entrato in palestra per la prima volta, così ho letto. Sì, anche di meno, perché... Ah. Sì, 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 perché la palestra era a casa mia. Sono i sacchi, i guanti, ogni volta che ti alzi vedi la stessa roba, i guanti, i sacchi, tutto quanto. A 12 anni, scusa se ti interrompo, Ali, il tuo primo match? Il mio primo match a 12 anni, che quell'anno lì è ritornato il corpo di Barlen Siki, Luis Mbarik Fall. Era il suo memorial che ho fatto il mio primo incontro, che mi ricordo bene. Accidenti, insomma, è iniziato non presto, prestissimo. Sì. Come andò poi il secondo incontro con... Mi vengono i brividi quasi solo a pronunciarne il nome, con Muhammad, sì, Ali. L'hai rivisto un'altra volta, stavolta avevi però 10-11 anni, per cui qualcosa in più ti ricordi. Sì, sì, mi ricordo benissimo, nell'89 è ritornato Muhammad Ali, non sapevo parlare inglese, nemmeno mio padre, però c'era una persona che si aiutava a parlare. Sono rimasto con lui in albergo per 2 giorni, ho mangiato con lui. Oh. Faceva i suoi giochi di prestigio così. Sì, per, vero, sapevo che, ma è così abile, perché la sapevo questa cosa, lo faceva anche quando era pugile, erano dei trucchi peggio di un mago. Insomma. Vero, e dico pure, la prima volta Muhammad Ali voleva portarmi via con sé, però mia mamma piangeva e mi ha lasciato lì, perché sono il primo figlio della mia mamma. Ah, sì, voleva, questa è storia qua, sì, sì. Voleva portarti Muhammad Ali. Sì. Che uomo ti ricordi, insomma, in quell'incontro? Sì, Muhammad Ali... Era simpatico quel giorno lì, molto come sempre. E non posso dire tanto di Muhammad Ali perché tutti lo sappiamo, è un grande uomo, punto. Ah, ho capito, accidenti. Sì. Questo è un grandissimo onore, credo, insomma, sì, aver conosciuto, eccolo qua, queste sono immagini, insomma, di una lì tremebondo. Sappiamo che il grandissimo, il mito, non sta bene da diversi anni, però ha compiuto 70 anni, un po' di mesi fa, queste sono proprio le immagini dei suoi festeggiamenti, dei suoi 70 anni, si è affacciato anche lui dal balcone. Questo è un piccolissimo Muhammad Ali. Insomma, prima di andare in pausa, sei diventato pugile perché, insomma, con il sogno di diventare non come Muhammad Ali, ma qualcosa di simile, magari, visto che credo eguagliarlo è molto dura, insomma. Sì, è durissima
di diventare come Muhammad Ali. Non potrei mai diventare come Muhammad Ali. Però io ho, come ho la fede, so che il Dio è uno e dà a tutti. Dio mi può dare qualcosa che non ha dato a lui. Quindi vediamo. Vediamo. E allora continuiamo questa bellissima chiacchierata nel secondo blocco. Abbiamo insomma altre foto da far vedere ad Ali sul quale coinvolgerlo. Poi chiameremo nel secondo blocco, parleremo per telefono con il decano dei ring announcer, Franco Ciardi, il factotum della scuderia Conti Cavini, che ci parlerà della riunione del 25 maggio di Montefiascone, sia il 25 che il 26 maggio. Per Quartus Antenna il 26 ci sarà la diretta di Sport Italia, commento on site, insomma a bordo ring avremo Franco Ligas e Alessandro Duran. Piccola pausa e poi riprendiamo con la seconda parte di Knockout. Knockout, sempre con noi in studio, ricordo, Franco Ligas, Alessandro Cherchi dalla scuderia Opi 2000, Alessandro che ci ha portato insomma la vedette di quest'oggi all'Indiai. Prima della pausa insomma stavamo chiacchierando, lo ricordo allora a chi non ci ha sentito, il caro Ali Ndiaye ha avuto come padrino di battesimo Muhammad Ali, lui in persona. Lo ha conosciuto, lo ha rivisto un'altra volta nel 1989. Beato lui, a me insomma sarebbe piaciuto tanto, sarebbe stato un sogno, credo non solo per me, per tantissimi appassionati di pugilato, solo vederselo di fronte, il mito Muhammad Ali. Ali, parliamo adesso però un attimo di attualità, perché sabato 26 insomma c'è da fare per te, c'è del lavoro. E c'è da fare attenzione innanzitutto, credo, a questo avversario, a questo spagnolo Guerrero, che non ha, mi pare, insomma, un brutto record. Possiamo vedere, ecco, intanto sia la scheda di Ali Ndiaye che quella appunto del suo avversario spagnolo. Ne sai qualcosa di questo spagnolo che ti troverai di fronte? Sinceramente non so grandi cose su di lui, so che è alto, so che c'ha un bel record, però tutto quello lì non mi interessa. Quello che mi interessa è che come sto io. Te come stai? Io sto bene, mi sto lavorando da 3 mesi con mio maestro Franco Cherchi, qui della OP Gym, e sto bene di testa. E allora, ecco, intanto scusami, ti interrompo, insomma ti presento pugilisticamente, ecco la tua scheda, il debutto il 1° ottobre del 2005, lì c'è il suo record con 21 vittorie, una sola sconfitta, 12 successi prima dei limiti, i titoli conquistati, prima il Mediterraneo, quello internazionale, poi il titolo italiano e quindi il titolo dell'Unione Europea, un match durissimo che abbiamo trasmesso in diretta nello scorso novembre contro Andrea Di Luisa, te lo ricordi bene credo quel match, a dir poco al calor bianco con Franco Ligas lì a commentarlo. Da commentatore ti sei però divertito credo un sacco, perché è stato un match strepitoso, te magari un pochino meno sul ring, alla fine sì, durante successo un po' di tutto in quel match. Sì, era un match duro e difficile perché lui aspettava che l'avevo già battuta da dilettante, quindi era una rivincita. L'avevi battuta negli ultimi secondi da dilettante in un match che lui però stava vincendo, sì, fino stavo a quel vincendo punto, però finché non suona il gong e il pugilato e la box, per questo è bello. Sì. Quindi io fino all'ultimo momento stavo lì, facevo la mia box, è arrivato il colpo, è andata giù. Che sia nella prima e nell'ultimo. All'ultimo, montante all'ultimo, sinistro all'ultimo, alla fine all'ultimo, all'ultimo l'ho detto prima in comune che ti batterò sicuro. E al quinto round l'ho detto che finirà il match. Questo l'ho detto prima in televisione. Però nel quinto round ripeto che è successo una cosa che non fa parte della box. Sì, ho capito. Che mi ha fatto molto male, che ho portato fino al 12° round, che non va bene. Però comunque sono rimasto molto contento perché ho dimostrato che sono forte. C'è stata sì una scorrettezza di Luisa, è stato no, peraltro mi pare subito richiamato no, ufficialmente dall'arbitro, che era, se non ero, Massimo Barrovecchio. Sì. Però questo è passato. Io per ora cerco di pensare al mio match di 26, inshallah. Vincere. Inshallah, se Dio vuole. Se Dio vuole, ovviamente. E diventare sfidante ufficiale titolo Europa e andare avanti con l'aiuto di Dio. Eh sì, quello, accidenti, sei molto ma molto legato alla religione. Alessandro Cherchi, qual è il pregio pugilistico di Ali Ndiaye? Insomma, lo conosci benissimo. Qual è l'aspetto sul quale secondo te deve ancora insistere, insomma, e lavorare? Lo stiamo facendo in palestra. Deve cercare di stare più tranquillo, perché lui ha grandissime doti
fa male. Sì, ecco, lasciami dire anche fisicamente parte da una base altissima. Cioè. Ha un grandissimo fisico e fa veramente male. Ora in palestra con Franco e con lo sparring partner che è venuto, che è un cubano, che è Reward Matri, che è venuto grazie a Nicola, il presidente della Padova Ring, una settimana. Era già venuto un altro sparring russo, sempre che ce l'hanno portato tramite la Padova Ring. Stanno lavorando molto bene. Oggi ha fatto la penultima sessione di sparring e sta lavorando molto col jab sinistro. Mio zio lo sta facendo migliorare da questo punto di vista, perché lui a volte è molto sanguigno, cerca sempre lo scontro fisico e la corta distanza. Quello che però deve capire che, avendo delle doti, deve utilizzarle al meglio possibile. Per cui sfruttare un pochino meglio, ecco, tutte le risorse che ha, questo diciamo è l'aspetto su cui deve migliorare. Perché ha un grande sinistro, ha un grandissimo sinistro. Come mi ha detto sempre mio padre, chi ha un grande sinistro è un grande pugile. Sì, ti manda giù con un colpo solo poi. Il sinistro fa tutto, attacca, difende, ti copre, quindi... sta lavorando molto bene adesso in palestra, quindi speriamo che il 26 di maggio metta in atto tutto quello che si sta facendo in palestra e così possa io dire. Poi lasciami dire, ho visto il match De Gale contro Cristian Sanavia. Cristian ha provato a sparare tutto nelle prime tre riprese, diciamo alla quarta non ne aveva più molto, per cui insomma il match è finito lì. De Gale è un pugile piuttosto alto, abbastanza solido, abbastanza potente, ma secondo me un pochino meno potente di te. Mi pare un tipo di pugile contro il quale potresti trovarti anche piuttosto bene. Certo, io non ho problemi, l'ho detto su un'intervista, qualunque ring del mondo ci possa stare adesso, basta di allenarmi bene, che mi sto lavorando benissimo con mio maestro Franco Cherchi, che mi sta insegnando tante altre cose, quindi non ho nessun problema con qualsiasi pugile al mondo adesso. Benissimo. Franco Ligas, non so se ricordi, è stato sconfitto nel suo debutto in Italia, in realtà all'Indiai a Carrara nel 2002. Quando lo hai visto Franco combattere per la prima volta all'Indiai, insomma, cosa ti fa venire in mente? Devo rispondere sì, io? Sì, sì. Io volevo, ecco, rispondo sicuramente alla tua domanda e volevo aggiungermi... Aggiungi. Sì, aggiungere una cosa facendo riferimento al match di Pontedera. Deve essere meno generoso. Perché essere meno generosi vuol dire correre meno rischi. Perché lui ha un pugilato che gli consente di controllare anche l'avversario. Mentre invece qualche volta questa generosità lo porta ad accettare gli scambi e a prendere qualche pugno inutile. Ecco, credo la generosità è un successo. Però è su quello che stiamo lavorando, anche in sparring non vogliamo che lui faccia cazzotti, sappiamo che è forte. Sì, infatti ho capito quanto. Quando tu hai detto quindi... lavoriamo soprattutto con il sinistro, già era... Perché poi il sinistro fa tutto e fa pure male, lui porta un sinistro, certo. Mio zio dice quando lui lo porta bene, che lavora in passate, fa male, quindi non si pensa che fa male solo il braccio dietro. Il montante sinistro con cui ha steso, insomma, con cui ha vinto il match contro di Luisa era terrificante, colpo secco poi, proprio il primo. Io ho conosciuto lì la prima volta Ali, lui, se no, senza la I, sì, con l'accento, a Sesto Fiorentino, non c'era il pugilato. Vero. Ma era un pomeriggio, c'erano 300 ragazzini e ragazzine delle scuole di Sesto Fiorentino, scuole medie, ed erano tutti entusiasti di parlare dello sport al nero. Vero, no? Vero. Quindi di atleti che stanno in Italia, che sono di colore e che qualche volta non hanno l'opportunità come gli altri di essere aiutati, non più che aiutati, agevolati, perché il talento poi ti dà l'opportunità di andare avanti. Poi di lui me ne ha parlato molto bene Ilie, mm-hmm, che è stato un tuo avversario. Mia, sì, dilettante che mi ha battuto, sì, sì, ecco, è vero. Abita vicino a casa, mm-hmm, e già prima del match
mi disse: quel ragazzo è veramente forte, sono convinto che andrà a conquistare il titolo europeo, perché lui ha l'opportunità e anche il titolo mondiale. Ieli Mustafà. Me lo auguro assolutamente che questo possa accadere. Ali Ndiaye, insomma, sei arrivato in Italia nel 2002? Nel 2000. Sono arrivato in Italia nel 2000, a Brescia, poi sono arrivato a Pontedera, là dove sto vivendo da 12 anni. Beh, ti interrompo un attimo, sei arrivato tardi, caro Ali Ndiaye. Mia moglie in Italia è arrivata molto prima di te, 3 anni prima, fortunatamente poi l'ho conosciuta, insomma è diventata mia moglie ed è senegalese come te. Ma il problema, diciamo, il problema è... Aspetta anche lei di diventare peraltro cittadina italiana, lo diventerà presto. Il problema sicuro è questo, perché è da anni che lo dico, in Italia... noi non abbiamo il coraggio di dare l'opportunità subito ai ragazzi di talento. È vero. Di dare l'opportunità di darla la cittadinanza, combattere presto per il titolo italiano e il titolo europeo. Noi ne abbiamo troppi pugili che non hanno potuto combattere al titolo italiano, al titolo europeo, pur essendo da anni residenti in Italia. Tanti tra portoricani, brasiliani e cose del genere se ne sono dovuti andare. È vero. Perché l'Italia è diventata ingrata da questo punto di vista, mentre i francesi, gli inglesi, anche gli spagnoli, poi loro l'hanno fatto in tutto lo sport, anche nel calcio. Marcos Senna, il centrocampista della Spagna, che agli europei del 2008 andò fortissimo, fu uno dei pilastri della Spagna, brasiliano in realtà, per cui ecco, tanto per intendersi. Ali, allora ti faccio vedere ancora una serie di altre foto. Cominciamo allora dalla prima delle 4 foto, dico a beneficio della mia regia, che ho preparato per parlare insomma un po' anche del Senegal, una nazione della quale si parla poco. Voi siete i leoni della Terranga, le Lion de Terranga, l'ospitalità, siete considerati in Africa i più ospitali, i più buoni. Lasciami aggiungere anche una cosa. Mi dicono che gli uomini più belli dell'Africa stiano un po' a Capo Verde e un po' in Senegal. Questa voce mi è giunta. No. Corrisponde a realtà? Avete questa... Non può, questa non fama, lo so, sì, io. Per carità, sei sposato, insomma, fedele, sì, per carità. Però sì, siete sì, considerati dei belli, ecco, in Africa. Sì, penso di sì. Vero? Penso vero di sì. Allora, abbiamo visto la prima foto, c'è sfuggita, era il vecchio capo del Senegal. Possiamo anche metterlo da parte a un certo punto, Wad, che alla fine non è che abbia aiutato tantissimo il Senegal. Sì. Direi un attimo, fermiamoci un attimo con le foto, perché se no non riesco a fargliene vedere nessuno. Insomma, non è stato il migliore dei capi di Stato, eh? Tanti si sono lamentati, però là, finalmente con la democrazia hanno votato un altro presidente, che c'è attualmente, c'è Macky Sall. Esatto, torniamo allora indietro alla seconda foto, perché c'è proprio il nuovo capo di Stato Macky Sall assieme al nuovo ministro della cultura Youssou N'Dour, che è Youssou N'Dour. Youssou N'Dour è un artista, un musicista di fama mondiale, lo ricorderete peraltro, mi pare un paio d'anni fa, duettare forse con Pupo, comunque al Festival di Sanremo. Artista di fama mondiale, grande musicista, insomma è come se in Italia, non so, facessero ministro della cultura Vasco Rossi o qualcosa del genere. Lui è il nuovo ministro della cultura e qui c'è proprio la foto, no? Lui e Macky Sall. Sì, con Macky Sall, lui è il nuovo presidente Macky Sall, c'è Youssou N'Dour, ministro della cultura. Che io posso dire soltanto una cosa, che Dio li aiuta a governare bene il nostro paese Senegal anche. Ecco, finalmente, diciamo, adesso la democrazia in Senegal finalmente è arrivata. Sì, è arrivata, però ci vuole un po' di tempo per cambiare un paio di cose, perché oltre alla democrazia è la mentalità della gente. Ma girano ancora gli studenti come sino a qualche mese fa, tutti con la maglietta Yen Ammar, non ne possiamo più, era una Infatti, forma di protesta contro Wad, vero? Sì, la gente non ne poteva più, tutto costava più caro, però io ripeto, da tutte le parti del mondo ci sono problemi. Oh, dicelo, perché qua in Italia mi pare che ne abbiamo anche troppi. L'uomo non sarà mai soddisfatto. Questo era, eccolo qua, il temibile Wad, governato... Ma anche ricevuto dopo che ho vinto il campionato vero italiano. È stato gentile, ecco, almeno in quell'occasione, sì. Sì, gentile, sì, ha fatto il suo dovere, ha visto che sono un cittadino italiano, ma vengo anche dal Senegal, mi ha chiamato, ma... E allora, andiamo alla foto numero 3, perché era inquadrato un gigantesco personaggio che a noi in Italia probabilmente non dice assolutamente nulla.
in Senegal credo che sia, se non lo sportivo, uno degli sportivi più conosciuti, guadagna anche moltissimo. Tyson Yekini è una stella del Béré, che sarebbe la lutte, insomma, un lotta, tipo di sport, lo sport nazionale in Senegal. Sì, è lo sport nazionale del Senegal, però il suo ultimo incontro l'ha perso. È andata male, vero? Con Balagaïde. Con Balagaïde, sì. Sì, però ha fatto tantissimo per la lotta. Quali sono le regole base di questo Béré, della lotta senegalese? Sì, quando, praticamente quando le quattro zampe toccano a terra, poi perdi, o ti giri le schiena, tocca a terra, poi perdi l'incontro. Con 40.000 persone, no, a vederli allo stadio di Dakar, sicuro, sempre folle sicuro. Pazzesche. E ora stanno guadagnando tanti soldi questi qua. E la diretta della TV di Stato senegalese, sì, perché ho trovato su YouTube mille video di Béré, tutti con, insomma, tutti presi dalla TV senegalese che trasmette questi match in diretta, vero? Vero, vero, vero. La lotta è l'esporto nazionale, piace a tutti, anche a scuola. I ragazzi fanno quelle come qui il calcio. Eh sì, ha soppiantato, ecco, credo che ce l'abbia fatta a soppiantare, insomma, il calcio. L'hai mai praticata il Béré? No, ho avuto Tyson tempo, ero un ragazzino, avevo 12-13 anni, veniva a casa mia che gli insegnavo a fare la box, perché quella sport lui? Lì... mamma mia, sì, sì, sì. Dopo Ali, ecco, hai conosciuto a Pechino come me. Eh sì, Pechino, che sono, insomma, la grande periferia, le banlieue di Dakar. Eccolo, veniva a casa mia, io da bambino già sapevo fare tirare i pugni perché mio padre me l'ha insegnato, quindi i lottatori venivano a casa e gli facevo insegnare come si tiravano i pugni. Mamma mia, straordinario, un gigante questo Pechino, un fisico pazzesco. Allora, ultimissima foto, dico intanto allora alla mia regia di cominciare a cercare di collegarci via telefono con Franco Ciardi, con il quale concluderemo questa puntata. Ultima foto, indovinello, dove siamo in questa foto all'Indiai? Cos'è questa strana foto? Questa è la stazione di Pontedera, esatto, che lo conosco benissimo, là dove vivo da 12 anni. Mi approfitto per l'occasione per salutare il sindaco Simone Millozzi e l'assessore dello sport Franco Matteo e tutti i pontederesi che mi stanno veramente sostenendo per arrivare al titolo mondiale, perché hanno creato un comitato che si chiama Ali fino al mondiale, che praticamente gli imprenditori mi danno una mano per poter fare lo sport, allenarmi tranquillamente per poter arrivare ai titoli buoni. Senti, mi dici, restringo allora il discorso rispetto a quello che ti avevo detto, parliamo dei toscani, ecco, più che degli italiani, perché poi l'Italia ha mille sfaccettature, un pregio o un difetto dei toscani? Ormai credo che li conosci piuttosto bene, no? 12 sì, anni allora, hai a che fare con loro, con noi, diciamo, insomma, ne faccio anch'io parte. Sì, allora, io tengo molto una cosa, anche Italia, fuori Italia, il rispetto. Ah beh. Questa cosa, se si rispettiamo, possiamo vivere tutti insieme, perché i problemi nel mondo ci sono tanti, dove vai vai trovi uno buono e uno cattivo, quindi bisogna saper stare in questo mondo con il rispetto, rispettare il prossimo, allora si può vivere in pace. Ah, che saggezza, beh, perle di saggezza, io... Insomma, lo dico sempre anche a mia moglie, che ti ho detto è senegalese come te, dunque africana, non so, forse... L'aver sofferto tanto nei tempi antichi, questo, ecco, discorso della sofferenza che poi si tramanda di padre in figlio, ma insomma gli africani tante volte hanno una saggezza, una capacità di tolleranza, di sopportazione che probabilmente, ecco, noi europei non abbiamo affatto. Condividi, Ali? Non condivido, perché ripeto quello che ho detto. Giusto. Ripeto sempre, ovunque vai ci sono buoni e cattivi. Ah sì, questo è il mondo. Quindi, nel senso, bisogna sapere stare in questo mondo con il rispetto. Se rispetti, vivi tranquillo. Io vedo questo. Perfetto, allora ce lo abbiamo collegato con noi. Gli do allora innanzitutto la mia più cordiale buonasera. E dico, caro Franco Ciardi, che sei in primis un nostro collega, perché sei giornalista da tantissimi anni, la tessera di pubblicista. Posso chiamarti il decano dei ring announcer anche? Purtroppo sì, intanto buonasera a tutti. Ah, purtroppo sì. Purtroppo sì, perché l'età è quella che è, vuol dire sei che gli altri sono più giovani.
Senti, possiamo dirle allora anche l'età, insomma, tanto siamo... Come no, non c'è, le donne più o meno hanno delle remore. Io ho 72 anni. Sei del 40? Esatto. Come il mio papà. Non ho problemi. Come il mio papà, guarda, anche lui del 1940. Senti Franco, cominciamo allora innanzitutto dal presentare, noi la facciamo vedere, la fight card di venerdì 25 a Montefiascone. A te la parola, ecco, che serata ci aspetta, quali saranno i match, insomma, che ci proporrete, ai quali assisteremo? Chiaramente, a parte il Sotocru, che insomma, che c'è solo che di Antonio De Viti, si è appeso al posto di Michele Di Rocco nel cartellone. Allora, se correggeremo la fight card dove c'è ancora Di Rocco, prego Franco. Esatto, perché Michele Antonio De Viti è stato ingiustamente al tagò all'ultimo momento per l'Intercontinentale IBF, sapete che non ha voluto incontrare in Extremis, allora dobbiamo farlo combattere, perché poi ora il presidente mondiale IBF ha tolto il titolo a Tagoe e ora è vacante, lo faremo noi a Castiglione della Pescaia il 20 luglio prossimo. Questa è una notizia. Bene, bene. Il titolo dell'IBF, il titolo intercontinentale IBF a Castiglione della Pescaia, Grosseto, che è vicino a noi, il 20 luglio prossimo. Sì, andando alla locandina, noi abbiamo organizzato questa manifestazione a Montefiascone, perché inizialmente dovevamo andare a Viterbo, poi i problemi per i playoff di basket, per il palazzetto, abbiamo bussato a un comune limitrofo, Montefiascone, e ti devo dire, Fabio, che è una cosa dell'altro mondo, è difficile ora ricordarsi tutti i comuni di cui dove siamo andati noi a organizzare, però abbiamo trovato nel sindaco Luciano Cimarello, in modo particolare nell'assessore allo sport e il vice sindaco Fernando Tomagalli e tutto il clan del comune, delle persone squisite, che è veramente un piacere lavorare con loro. Devo dire questo perché veramente sono state delle grandi persone, e noi cercheremo di darle un programma, uno spettacolo altrettanto valido. Benissimo, il main event Olteanu contro Laganà che cerca di diventare campione d'Europa a 40 anni. Esatto, Laganà che mi insegni si è abbattuto recentemente, inaspettatamente anche, in Sardegna Bernardinom, che era un po' lo spettro dei tifosi sardi, perché gli aveva battuto qualche anno prima a San Rizzo per KO per l'Europeo. Pertanto, visto anche il record, dovrebbe essere un match accettabile, discreto, con la speranza che poi veramente a 40 anni si possa vivere insieme appunto al grande, anche se piccolo, Giuseppe Laganà, un altro sogno, perché mai dire mai, no? Esatto, quello mai dire mai. Ricordo allora che saremo in diretta venerdì 25 da Montefiascone a partire circa dalle ore 21. Franco, te sei anche insomma il decano dei ring announcer, un giornalista di lunghissimo corso. Qui ospite. Mi sembra giusto, siamo a Viterbo, a Montefiascone, voglio ricordare anche il campionato italiano. Certamente. Non so se ci hai seguito, giovedì scorso abbiamo avuto Luciano Lombardi ospite, anticipo che cercheremo giovedì prossimo di parlare con Andrea Di Luisa, perché ci manca il campione, insomma dobbiamo parlare anche appunto, con lui. Dopo l'infortunio del novembre scorso, Andrea Di Luisa si ripresenta contro Luciano Lombardi al suo quarto tentativo italiano. Vero. Devo dire, Andrea Di Luisa tutti lo conosciamo, Luciano Lombardi per me ha ricevuto meno di quanto ha pugilato, questo mi sembrava giusto dirlo, perché... E lui lo ha detto giovedì scorso, infatti, lo ha anche sottolineato. Anche secondo me. Sì, ma ognuno ha il diritto di dire quello che pensa. Allora, ti dicevo, Franco, noi abbiamo qui quest'oggi in studio con noi, insomma, un grande pugile del panorama italiano, Mohamed Ali Ndiaye. Che ne pensi pugilisticamente di Ali? Come no? Ndiaye è un bel pugile, io lo conosco personalmente anche, lo saluto, ciao Ali. Ciao, ci siamo visti a Roma quando per un match, hanno fatto un match a Pontedera epico. Sì, il più bello del 2011 dal nostro punto di vista, insomma quello più divertente. Senza dubbio sì. Il risultato parla chiaro, non ci può dire nulla, ha vinto con merito Ali Ndiaye. Grazie. Allora, credo che sia... Sì, forse è caduto il collegamento. Sì, comunque siamo ormai quasi giunti al... Ah no, ci siamo di nuovo, ci sei di nuovo Franco? Sì, come no.
Senti, stiamo per chiudere. Lascio allora insomma l'ultima riflessione assieme a te a Franco Ligas. Franco, cosa vuoi chiedere? Cosa vuoi dire a Franco Ciardi? Da Franco a Franco. Da buon decano dobbiamo dire, perché lui non lo dirà mai perché è modesto, credo che sia stato l'unico premiato nel 2006 dalla Federazione Pugilistica Italiana, vero Franco? Sì, nel 2006 un grande piacere dal presidente nazionale Falcinelli, sono stato l'unico premiato, non so se per mera anzianità o per meriti lascio dire agli altri. Ah. E poi una volta era, non so dove, eravate lì, dovevate combattere per un titolo italiano se non erro, però contemporaneamente arriva la notizia della guerra del Golfo. Ecco, questa è veramente una notizia veramente che io ricordo purtroppo con piacere, perché però è stata la guerra, ecco. Eravamo a Fano per un titolo italiano, Ronzoni La Grasta, 19 gennaio 1991. Esatto. E la regista, perché a quell'epoca lì seguiva solo la RAI, non ti l'altro possiamo anche parlare. Sì, la regista Anna Rita Giustiniani ci teneva sulla corda perché iniziata la guerra, non sappiamo se si doveva iniziare la diretta o meno, ecco. Quella è una cosa, mamma mia, che veramente ha lasciato il segno in tutti noi, perché insomma sono una data storica purtroppo per la guerra. Io in quei giorni ero appena rientrato dagli Stati Uniti, da Atlantic City. Francesco Damiani aveva perso il titolo mondiale dei massimi contro Ray Mercer. E ci siamo trovati con una guerra nel 1990. Esatto. Però vedendo nelle immagini la signora Rosanna Conticavini, devo ricordare che il 25 maggio 1984 io ho commentato il primo incontro di pugilato per Fininvest con Bruno Bogarelli, il nostro direttore, che è il nostro grande italiano, tra Scapecchi e il campione Jimenez. Ah, quindi 28 anni dopo ricommenti nello stesso giorno. Anche Jimenez è rimasto aggrossito. Pensate un po'. Volevo dire, prima ha detto di decano Fabio. Sì, siamo quasi al momento dei saluti, dimmi Franco. Sì, io collaboro con un'organizzazione che vedete anche nel fatto di organizzare i tavoli, dolci, bibite. Vengono qua Rosanna Conticavini, la figlia Monia e Patrizia, perché noi giriamo l'Italia con il nostro ring. Altri forse si appoggiano spesso a delle pugilistiche locali, e giustamente, però noi andiamo in tutto il mondo con la nostra organizzazione in tutte le località, pertanto la nostra organizzazione è un po' perfezionista, se vogliamo, perché insomma partiamo di qui, andiamo in Sicilia, montiamo ringhe, facciamo tutto noi, a differenza di altri che noi siamo una squadra, Umberto, Rosanna, Monia, Patrizia, io, Fabrizio, siamo un gruppo, non è che siamo due o tre persone sole, anche a livello di palazzetti dello sport, infiocchettati, sistemati da tutto un clan femminile, e fa bene anche a vedere, voi spesso e volentieri siete anche partecipi, insomma. Benissimo Franco, siamo quasi in chiusura, ti ringrazio per la disponibilità, parleremo ovviamente anche giovedì prossimo della riunione di Montefiascone, diretta su Sport Italia venerdì 25, diretta su Sport Italia anche sabato 26 da Quartu Sant'Elena, riunione invece targata OPI 2000. Saluto allora di nuovo Franco Ciardi, affido però la chiusura ad Ali Ndiaye, dimmi Ali. No, volevo dare un grande saluto a tutti i miei tifosi di Cagliari San Michele, del Bar Cappuccio, che ogni volta che combatto prendono gli aerei, la nave, per venirmi a sostenere. Quindi vi do l'appuntamento il 26, inshallah, che Ali dovrà, inshallah, diventare campione per andare e fare sfidante ufficiale. E ringrazio anche la OP Gym che mi danno la possibilità di allenarmi ai migliori dei modi. E mando un bacio a mia moglie e mia figlia Musa che mi stanno guardando. E saluto tutto il comune di Pontedera e tutta la cittadinanza di Pontedera. E io ringrazio te per essere venuto qui e insomma, sono di parte dopo averti conosciuto. Grazie a Sport Italia di darci la possibilità. Continuo a tessere sempre di più le lodi di chi arriva in Italia venendo dal Senegal e poi diventa cittadino italiano. Siete davvero meravigliosi. Ho un sogno io, ho un sogno. Ah, dimmi, non fare Luciano, non fare ho un sogno. Qual è il sogno di Ali? Il mio sogno è di diventare campione del mondo, inshallah. Ci proverò e ripeto sempre quello che dico sempre a mia moglie, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Te lo auguro, Ali. Sì, di tutto cuore.
Saluto allora anche Alessandro Cherchi, ci hai portato insomma un grandissimo personaggio, oltre che un grande pugile, un dico io. Sì, è un saggio all'indiai. No, lui è un non saggio. È vecchio, però. No, grazie no. A voi. Grazie a voi, grazie a Sport Italia. Saluto allora anche Franco Ligas, l'appuntamento a giovedì prossimo. Ripeto, giovedì, se ci sta sentendo Andrea Di Luisa, meglio ancora. Vogliamo assolutamente averlo o collegato per telefono, se può, magari non potrà, nostro ospite negli studi di Roma, ma insomma vogliamo parlare con lui, il campione d'Italia in carica e se possibile anche con l'Haganà, lo sfidante al titolo europeo. Appuntamento a giovedì prossimo, sarà la puntata numero 26 di Knockout.